Non potrebbe chiamarsi coffee show latte art se l'aspetto artistico non fosse tenuto in alta considerazione. Penso ad esempio a quelle sculture vegetali che sono delle vere e proprie opere d'arte e che rappresentano, per chi ci prova in casa, diciamocelo francamente, delle frustrazioni incredibili. Basta guardare quello che invece riesce a fare uno come Roberto Tardino, che incontriamo proprio qui al coffee show latte art 2016 e che sta lavorando tra l'altro con una delicatezza ed una puntualità che soltanto mani sapienti possono garantire, rendendo qualcosa che per me inizialmente è solo frutto della natura, qualcosa che invece è anche arte, bellissimo, con decorazioni assolutamente magnifiche che ti viene voglia di portare via. Anche quest'anno sono presente al Coffee Show Art, come gli altri anni ovviamente. E niente, partecipiamo per dare anche noi la nostra impronta con l'intaglio delle verdure. Siamo lieti di far parte anche noi di questo gruppo. Cosa sta realizzando in questo caso? Niente, è una zucca decorativa, in questo caso da mettere su qualche buffet per qualche evento particolare, che sia un banchetto, un meeting, un matrimonio, qualsiasi, ha questo aspetto decorativo proprio per rendere più bello appunto il buffet di cui stiamo parlando. Movimenti creati attraverso un solo attrezzo, un attrezzo che sembra semplice nella sua composizione, ma immagino debba essere particolarmente complicato nell'utilizzo. Sì, è uno stiletto thailandese, come appunto la stessa parola dice, è un coltello che proviene dalla Thailandia ed è un coltello molto affilato, simile ad un bisturi, e tramite delle tecniche particolari riusciamo a fare degli intagli molto precisi e molto fine nelle opere. Quando voi realizzate qui queste sculture vegetali, naturalmente, state automaticamente promuovendo l'attività che svolgete, proprio perché quando ci sono degli eventi, soprattutto degli eventi di una certa importanza, è immancabile ormai un elemento decorativo di questo tipo, è un must da qualche anno a questa parte. Sì, proprio appunto la nostra professionalità e la nostra professione più che altro ci richiede anche, come si suol dire, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi la gente è molto attirata da queste cose e sono ben viste anche nel nostro settore. Si impara? Si può imparare? Ci sono dei corsi magari di formazione specifici? O è un'arte che ti tieni per te perché è giusto che la sapienza rimanga, poi semmai tramandata da padre in figlio? Certo, si può imparare tranquillamente frequentando i corsi, ci sono delle tecniche da imparare, poi ovviamente dobbiamo mettere in pratica anche la nostra fantasia e creare quello che vogliamo, poi giustamente si può tramandare da padre in figlio e saremmo ben lieti di impararlo ai bambini che verranno.